ampiamente riconosciuto come uno dei più rappresentativi architetti del giardino e del paesaggio del Novecento, un italiano nel mondo, Pietro Porcinai, durante la sua lunga e prolifica attività, ebbe occasione di lavorare molto spesso a Reggio Emilia, città con la quale strinse un rapporto costante sin dagli albori della sua carriera, quando, nel 1938, Franco Spalletti Trivelli, titolare dell'immensa tenuta agricola della Barisella, lo incaricò di tramutare una porzione di quella dimora in giardino. Fu solo l'inizio di un intenso legame con la famiglia Spalletti, che lo tenne impegnato per oltre un decennio. Città viva e laboriosa, la Reggio del dopoguerra lo ritrovò al fianco della famiglia Lombardini e della famiglia Maramotti, per la quale ideò le opere più note ed oggi meglio conservate. Tra queste, il giardino del Caffè Arti e Mestieri, tra gli ultimissimi progetti di Porcinai. Straordinario intervento nel cuore della città storica e punto di partenza e poi sfondo di questo racconto circolare, che si apre al mondo del grande paesaggista fiorentino, sottolineando l'attualità del suo pensiero. Venendo dalla Via Emilia, attraversando una galleria, un portico, si entra in questo giardino. È un giardino molto piccolo, sono 450 metri quadri, ed è un caso studio molto 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 interessante. Nell'82 si iniziò a trattare la progettazione di questo spazio, chiamato dalla proprietà, dove incontrò appunto gli architetti, i progettisti degli edifici, tra cui l'architetto Costa di Reggio Emilia. Prendendo luogo, voleva far entrare il giardino appunto in casa, negli edifici, e in questo caso nello spazio commerciale di Max Mara, intravedendo delle prospettive, immaginando delle prospettive molto interessanti dalle vetrine, quindi dall'interno dei locali verso il giardino. Lui, ripeto, arrivò qui, c'era una sorta di campo, una sorta di prato all'interno di questo cortile, con quattro paulonie, quattro grandi alberi. Si stette per tenerli e li prese come elemento di partenza, elemento fondativo del giardino. In che modo? Evidenziandoli sostanzialmente, cioè ricreando all'interno di questo quadrato, che è formato da questi quattro alberi, un tondo che rappresenta la stella caduta dal cielo. La stella caduta dal cielo per creare un centro. Questa centralità ovviamente è il marchio del giardino stesso. Altro prodigio, diciamo così, virtuosismo di Porcinai in questo giardino è la voliera che si trova alle mie spalle, la voliera chiamata così perché gli architetti che stavano realizzando questo progetto di queste case avevano questo problema, cioè dovevano realizzare questa scala che dal piano terra portava agli appartamenti questi edifici, e la scala ovviamente è un elemento che poteva perturbare sostanzialmente, poteva dare fastidio all'architettura, all'armonia del giardino. E lui così pensò a questa scala chiocciola, rivestita da questi elementi di acciaio, di questi tondini di acciaio, creando proprio l'aspetto di una grande voliera. Inoltre volle appunto lasciare questa trasparenza, cioè una persona che sale la scala ha la percezione del giardino. I materiali che usava Porcinai erano chiaramente tanti, aveva una conoscenza maniacale dei materiali. Introdusse della pietra di Luserna, dei grandi madoni di pietra di Luserna, con un taglio classico, e ciotolo, dicevo prima, piccolo, posato in modo molto preciso, di diverso colore. In questo caso progettò i corpi illuminanti in ottone, che hanno una luce eccezionale, una luce calda, una luce molto molto bassa. Dal punto di vista vegetale, un po' come i materiali, Pietro
Porcinai aveva una grande cultura e introdusse molte piante che all'epoca non erano molto diffuse. Qui c'è un quadro vegetale abbastanza tipico per la zona, però con qualche, per me, eccezionalità. L'Hedera algerianensis, per dire, che copre il muro, ha la particolarità di avere la foglia molto molto più grande e ha un'armonia, crea uno sfondo eccezionale, soprattutto da profondità. La scansione poi data dagli aceri campestri che ogni 6-7 metri accompagnano il cammino del visitatore, crea una prospettiva di grande effetto. Dall'altra parte, allo stesso modo, abbiamo un muro ancora più importante perché è il muro di un edificio, e qui lo volle ricoprire con vite americana, con bignonie, con edera, allo stesso modo, creando un muro verde. Alla base, proprio per creare queste differenze di vegetazione, questi livelli di vegetazione, un'aiuola con ortensie, ortensie di vario tipo, abbiamo delle quercifoglie, abbiamo delle paniculata, che danno una fioritura per tutta l'estate. E anche qui abbiamo un percorso sempre in pietra di luzerna che accompagna il visitatore in un circuito ovviamente circolare che chiude nell'aiuola delle camelie. Lui era capace, come credo veramente nessun altro, forse aveva anche il tempo di farlo, ma di individuare in ogni luogo il genius loci e lo metteva in risalto, e quello diventava il centro, il punto importante intorno al quale ruotava tutto il suo progetto. Una cosa che oggi sarebbe modernissima, ma pochi fanno, e utilizzare il suo progetto, il suo segno per aiutare le persone a muoversi e a orientarsi, come è successo in Marina Rinaldi. Non c'è un cortile uguale all'altro perché, come diceva lui, bisogna che le persone, quando girano per l'azienda, capiscano, percepiscano dove sono e quindi riescano in questo modo ad avere anche un rapporto fisico con lo spazio in cui si muovono. Oppure la capacità di inserire nel progetto elementi che sono assolutamente al di fuori, come è successo nel Caffè Arti e Mestieri, dove la scala di servizio di un'altra casa è diventata la voliera del giardino. Ecco, sicuramente anche il fatto di parlarne adesso mi fa ricordare un tipo di approccio che davvero a noi non è, purtroppo non abbiamo più il tempo di avere, ma dovremmo cercare di averlo. Porcinai ha avuto la fortuna di nascere alla Villa Gamberaia, dove il padre Martino è stato dal 1902 al 16 giardiniere. Di una villa per la principessa Ghica. Nello stesso tempo Firenze era in qualche modo molto più internazionale di adesso. Quindi c'era Berenson, Acton, tutta una serie di grandi personaggi. Martino Porcinai, che era stato formato a Dresda prima dell'inizio nel 1901, ecco, aveva mantenuto relazioni anche con i giardinieri di altre grandi ville, e della Villa Montalto era in relazione col giardiniere Allauf. In un incontro con Allauf e con Martino, dopo il 28 anno di
diploma di porcinaio, di perito agrario. I due discutono come avviare i porcinai al lavoro e allora all'AUF, che era in buoni rapporti internazionali, gli suggerisce di fare degli stage, passare qualche mese al vivaio di Bruxelles Drops. Lui imparò tante cose e ebbe la fortuna di visitare anche i grandi mercati e le fiere annuali che si tenevano sia in Germania, sia in Olanda, sia in Belgio. E quindi ogni stand diventò per lui una fonte è un riferimento per i materiali, per le piante, per la coltivazione e quindi era un sperimentatore di quello che aveva appreso. Il suo pensiero e la sua opera sono attualissimi, sono sicuramente un punto di riferimento fondamentale per chiunque voglia coltivare una cultura del progetto del paesaggio e del giardino e intraprendere una formazione nell'ambito dell'architettura del paesaggio per vari motivi. Innanzitutto perché Pietro Porcinai rappresenta, come è stato ampiamente dimostrato, la figura più rilevante per quanto riguarda una rilettura del progetto del giardino e del paesaggio attraverso gli strumenti del moderno, del Novecento italiano, ed è una figura di rilievo e di respiro internazionale che nel corso della sua carriera intrattiene sempre in maniera molto propizia, promettente e attenta relazioni con tutti i più importanti paesaggisti della sua epoca. E la formazione di Pietro Porcinai è una formazione che ci racconta di come un buon architetto del paesaggio debba avere la capacità di lavorare con materiali viventi, di conoscere le piante, di conoscere i processi naturali, ma allo stesso tempo debba avere appunto delle buone basi di storia dell'arte, dell'architettura del giardino, di urbanistica, di ecologia e via dicendo. Tutte discipline che Pietro Porcinai ha coltivato. Come sappiamo, l'opera di Porcinai è assolutamente prolifica, inizia dagli anni 30 e fino all'anno della sua morte, Porcinai lavora ad una quantità di progetti in Italia e nel resto del mondo che comprende non solo interventi legati alla categoria del giardino privato, ma che in realtà lo portano ad esplorare tante diverse tipologie di intervento, appunto dalla riconfigurazione, dall'integrazione paesaggistica di opere infrastrutturali, e pensiamo al lavoro per l'Autobrennero, alla corretta reinvenzione e ricomposizione di paesaggi archeologici, pensiamo anche al suo importante lavoro con Costantino Nivola, quando appunto fu incaricato di lavorare alla ricollocazione del tempio di Abu Simbel in Egitto. E pensiamo anche a tutte le sue reinterpretazioni di quelli che lui chiamava i giardini di fabbrica, e quindi l'idea di costruire luoghi in ambienti di lavoro che dovessero riflettere anche una idea appunto di giardino come spazio dove fare fiorire relazioni sociali. Porcinai, come sappiamo, ha reso possibile la creazione in Italia dell'Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio, perché nel 1950, con un gruppo di valorosi, fonda appunto questa associazione, che allora aveva appunto un altro nome, e lo fa proprio allo scopo di diffondere la cultura del progetto del paesaggio del giardino in Italia e anche allo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica, ma anche le università
in merito alla possibilità di attivare degli specifici corsi di studio per progettisti di paesaggio. La sua associazione è, per la generosità della Figliana Porcinaia, sede in uno dei locali della Villa Rondinelli, che era lo studio professionale, dove lui, appunto, come ho detto, sulla collina di Fiesole, un posto strepitoso, da far girare la testa a qualsiasi allievo tirocinante o cultore, diciamo, che veniva dal nord Europa nel momento in cui faceva sosta in questo posto, che diventava subito un luogo mitico, leggendario, ecco. E quindi noi abbiamo avuto un po' la fortuna di poterci riunire, di ritrovarci in questo luogo che sono, diciamo, gli annessi della Villa Rondinelli, che Porcinaia aveva progettato, ideato perché diventassero addirittura anche una scuola, no? Questo era il suo ideale. All'interno di questa mia esperienza personale, la data cruciale è il 2010, perché fu l'anno in cui ci trovammo non solo noi, associazione, ma le università, anche l'AIA, poi mi ricordo, ci trovammo a dover fare qualcosa perché scadeva il centenario di questo importante personaggio. E quindi nel 10 ci fu l'associazione, producemmo un documentario finanziato dalla Regione Toscana, che ancora circola, e abbiamo iniziato tutta una serie di attività. Forse in chiave simbolica la cosa più simpatica fu la riedizione di questo articolo che Porcinaia scrive nel 1942, no, sulla rivista dei Girocofili, nei quali lui getta un po' le basi in modo molto avventuroso di tutta i suoi intendimenti, no? E su tutto quello che lui voleva comunicare alla società, alla classe politica professionale italiana, e che aveva già respirato frequentando un mondo che era molto più largo della ristretta cerchia fiorentina. Quindi in questo piccolo pamphlet si trovano già tutti gli argomenti che lui svilupperà in modo egregio nell'arco della sua vera maturità professionale. Mi piaceva dire due cose invece sull'archivio. Sì. Allora, dal punto di vista della consistenza della documentazione, dico che è straordinario, non perché io sono un cultore della figura dei Porcinai, io sono un rappresentante di un'associazione che ha per nome Pietro Porcinai, ma essendo l'archivio di un landscape architect, cioè proprio di un paesaggista italiano che ha voluto anche acquisire un respiro internazionale in un momento cruciale della storia, no? Che è quello del Novecento, della modernità, eccetera, eccetera. L'archivio porta la testimonianza di un modo di lavorare straordinario, dal quale si intercettano moltissimi aspetti, sia della vita culturale che professionale. E anche le modalità con cui Porcinaia aveva organizzato il lavoro sono abbastanza singolari, quindi non è un archivio di disegni e carteggi, ma c'è tutta una multiformità di tipologie, di materiali straordinaria che ci permette di arrivare poi a capire, non solo a ricostruire per chi vuol farle, che ne abbiamo anche promosso questo lavoro, le schedature, le ricostruzioni storiche, ma ricostruire il senso del progetto. E questo è un tema, diciamo, che sta molto a cuore di alcuni luoghi dove ora si dibatte su questo legame, diciamo, vivace e necessario che esiste tra la documentazione archivistica come testo che può insegnare, trasmettere la sensibilità per il progetto, e quindi gli archivi sono luoghi che non devono essere solo frequentati da degli studiosi egocentrici e gelosi del loro sapere, ma dovrebbero essere frequentati da chi poi domani avrà la curiosità, la voglia, il compito di progettare i giardini. Una prima visita, un primo sopralluogo che Porcinai faceva sul posto, e dopo che parlava con i committenti, quindi le esigenze, le richieste, analizzava quello che era il luogo, sia con le strutture architettoniche che senza. E poi già sul posto faceva delle prime proposte, delle idee che a volte schizzava direttamente su un foglio per far capire quali erano le intenzioni progettuali.
poi rientrava in studio e in studio incominciava ad elaborare quelle che erano le sue idee. Quindi con i disegnatori andava avanti progettando successivamente, a volte era una soluzione, due soluzioni, tre soluzioni, successivamente rincontrava la committenza illustrando i progetti che aveva elaborato. Allora, nei primissimi anni, penso fino alla metà degli anni 70, questo lavoro lo faceva in esclusiva, cioè lui andava da solo dai committenti, mentre negli ultimi anni, io sono un fortunato perché ho avuto questa possibilità, lui aveva bisogno di qualcuno che l'accompagnasse, e quindi noi collaboratori che eravamo lì allo studio, io dal 1980, lo accompagnavamo e quindi assistevamo anche a queste, molte volte assistevamo anche a queste spiegazioni e illustrazioni del progetto. Quindi una volta che illustrava il progetto, quindi si fissavano gli accordi se la committenza riteneva piacevole, giusto il progetto, eccetera, dava l'incarico definitivo della progettazione esecutiva. In questo Porcinai tornava in studio e iniziava a fare una progettazione esecutiva e dove c'era necessità anche dei particolari costruttivi, perché a volte era interessante, importante fare dei particolari costruttivi, quindi in scala anche più ravvicinate. Nello stesso tempo il professore, anche nella sua lettera di incarico, cercava di avere sul posto un altro professionista, generalmente, che potesse seguire sul posto i lavori, nel senso mediante lettere e telefonate che potessero andare avanti. Lui non poteva stare sul cantiere fisicamente, certo, tutti i giorni, insomma, a verificare. Quindi normalmente si aveva sempre la possibilità che sul posto ci fosse un altro professionista, un geometra, un architetto, che magari seguiva la casa, per esempio, o la struttura architettonica. E quindi lui si affidava e gli mandava di volta in volta dei disegni dell'avanzamento dei lavori che dovevano essere fatti. All'interno dello studio poi i collaboratori, quando sono arrivato io, eravamo in tre, a ognuno veniva dato un compito di seguire un committente diverso, insomma, quindi ognuno aveva tre, quattro committenti a seconda delle committenze che c'erano in quel momento. E noi eravamo il filtro tra il professor Porcinai e soprattutto le ditte, chiaramente, che dovevano elaborare e che dovevano lavorare, insomma. Quindi una volta che il progetto poi andava avanti, che cresceva, di volta in volta noi collaboratori seguivamo tramite le ditte l'evoluzione del lavoro. Poi periodicamente il professor Porcinai andava sul posto a controllare e ci andava quando c'era la necessità, certo, di controllare, quando dei lavori erano andati avanti al punto giusto e doveva dare altre indicazioni, eccetera. E sul posto lui dava molte indicazioni, tra l'altro, proprio quando era sul posto che vedeva come proseguiva il lavoro, lui dava le sue indicazioni. E quindi questo era come lavorava il professor Porcinai, insomma. L'architetto Costa è stata appunto la figura di riferimento sul posto per Pietro Porcinai a Reggio Emilia negli ultimi anni, ecco, in particolare. Lei si ricorda un aneddoto, un qualcosa che avete fatto insieme proprio? Sì, l'architetto Costa in effetti in quel periodo era la referente per la parte architettonica della allora SICI, Max Mara, che poi era il Caffè delle Arti e Mestieri. Quindi lei seguiva la parte architettonica, il professore seguiva la parte del giardino. Con l'architetto Costa si è creato un certo feeling tra il professore e l'architetto Costa. L'architetto Costa seguiva molto Porcinai, perché le cose che Porcinai gli diceva lei non era a conoscenza, scopriva di volta in volta, come quello di andare a cercare le pietre, vedere come le sceglieva, di come realizzava la parte dell'acciottolato, quindi i ciottoli da scegliere, eccetera, di come realizzava la parte del sgrondo delle acque, quindi le fessure tra le pietre.
Il rapporto con Porcinai è nato quando io ho avuto l'incarico da Achille Maramotti di sistemare l'edificio che allora, sulla Via Emilia, che allora ospitava il negozio Maxima, dopo, diciamo, la parte più impegnativa della sistemazione strutturale, la discussione della veste del negozio, che è stato a suo tempo molto importante, insomma. E c'era anche la sistemazione del giardino tra il corpo principale sulla Via Emilia e il corpo secondario, e in fondo questo spiazzo, che allora era uno spiazzo ghiaioso con quattro alberi. Subito io decisi che sarebbe stato sistemato a verde, questo prima ancora di conoscere Porcinai. Ma Porcinai aveva già lavorato a Reggio Emilia per Achille Maramotti, a cui aveva sistemato il giardino su del castello di Albinea. Quindi è stato naturale per Achille Maramotti interpellare Porcinai. E l'incontro è avvenuto in loco. Diciamo che è scattato qualcosa, una sintonia, forse perché io mi sono messa anche subito in un atteggiamento di discepola. Non ho preteso di imporre le mie idee, anche se sulle cose sulle quali non ero d'accordo ho tenuto il punto, ma è stato un rapporto piacevole, tanto piacevole che Porcinai è venuto anche a mangiare qui a casa mia. Si è stabilito un vero rapporto di amicizia. Ma questo rapporto di amicizia non esulava da un rigore incredibile che Porcinai esigeva in tutte le cose che faceva. E, a mio avviso lui era un uomo geniale. Le dico perché. Quando ci si trovava di fronte a uno spazio da sistemare a giardino, lui i primi 5 minuti aveva una concentrazione incredibile. Bisognava stare zitti. In quei 5 minuti lui aveva capito e aveva deciso che cosa voleva fare. Non come voleva fare, ma cosa voleva fare. Questo sì. Quindi, per esempio, il percorso che unisce la Via Emilia a quello che è adesso il caffè Arti e Mestieri non è un percorso perfettamente omogeneo. Lui dice: voglio un percorso a corda molla, perché questo mi crea un certo effetto. Desidero che le pietre non siano perfettamente accostate, ma che la corsia centrale sia leggermente più bassa. Desidero che non siano stuccate, perché l'ombra che si determina tra pietra e pietra dà un certo tipo di risalto che sennò va perduto. Quando abbiamo dovuto scegliere le pietre che fanno il vialetto d'accesso, l'ingresso sottoportico e la parte scoperta e la parte del piazzalino davanti al caffè Arti e Mestieri, siamo partiti insieme, mio marito che guidava la macchina, il professor Porcinai, io, l'architetto Medoro, siamo andati in Piemonte, in cava,
E lui ha scelto le pietre a una, perché non voleva che fossero omogenee di colore, voleva che una avesse le tracce del ferro, che l'altra fosse più fredda, che l'altra, che poi lui avrebbe accostato in modo da uscire dal piattume. Ecco, erano mille accorgimenti particolarissimi. Le dico questo. Quando Porcinai consegnava un disegno, era impossibile rubargli le idee, perché era nell'attuarsi che saltavano fuori tutte le particolarità che io le ho dette e che rendevano questa realizzazione qualcosa di assoluto. Poi ci sono state altre occasioni. Quando ho fatto l'intervento che io considero il secondo più importante della mia vita, dopo il Castello dei Carpinetti, che è il Casone di Porta Castello, e l'incarico in questo caso era mio. E io l'ho chiamato per sistemare il giardino. In pochi minuti ha detto qui facciamo una siepe di tasso e di camelie che schermi tutto quello che c'è intorno, che ci crei un'enclave, vinciamo i dislivelli. Lui giocava molto su questo, sull'effetto del dislivello e diciamo la conseguenza prospettica che un dislivello giocato in un modo o nell'altro poteva creare. Siccome è mancato, abbiamo terminato il progetto con l'architetto Medoro e l'architetto Busalla e l'architetto Cei. Insieme avete collaborato anche per il progetto del concorso della caserma Zucchi di Ah, riqualificazione del. beh, è stato il protagonista del Verdi. Lì c'è stato, eravamo nel colmo dell'amicizia, lui stava ancora bene e io gli ho chiesto, dico, guardi, io ho fatto una squadra così così, però per il giardino vorrei che ci fosse lei. E lui mi ha detto sì. Ed è stata un'esperienza Stupenda. bellissima, bellissima, bellissima. Guardi, andavamo a Firenze per risparmiargli la fatica di venire su. Bene, lui disegnava per conto proprio in una piccola dépendance e ci raccontava tante cose. Ci affascinava in una maniera tale che una volta siamo ripartiti, eravamo imbambolati, abbiamo preso l'autostrada Dalla parte sbagliata. sbagliata, perché eravamo immersi nei pensieri che lui ci aveva detto, raccontato. Insomma, era un uomo anche, come dire, di vita internazionale. E quel concorso lì, l'abbiamo vinto. Ecco, l'abbiamo vinto e poi purtroppo invece ci hanno fatto quel parcheggio lì. Volevo chiudere con appunto una domanda alla quale poi in realtà in gran parte hai già risposto, cioè che cosa umanamente, professionalmente le ha lasciato questo rapporto con Porcinai? Beh, prima di tutto l'ho sentita come una grande perdita sia professionale, ma soprattutto umana, ossia avevo un grande amico.